Buonasera, benvenute e benvenuti alla seconda edizione del TG6. In apertura torniamo a occuparci del disastro ambientale del SIN di Bussi sul Tirino, dove, lo voglio ricordare, le tonnellate di rifiuti tossici continuano a inquinare anche ora in questo momento mentre siete davanti al televisore. Il TAR del Lazio ha dichiarato illegittimo l'annullamento della gara che aveva assegnato i lavori di bonifica a una ditta belga e, ora lo Stato è stato condannato al pagamento di 15.000 euro di spese processuali. Al centro della polemica non può che esserci il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa. L'esigenza di concludere rapidamente l'iter amministrativo per la bonifica di un sito così dannoso per l'ambiente non pare aver caratterizzato l'operato del Ministero. Questo è quanto messo nero su bianco dai giudici del TAR del Lazio, che con una sentenza hanno dichiarato illegittimo l'annullamento della gara d'appalto per la bonifica di Bussi sul Tirino. Nuovi sviluppi di una storia di cui, per capirne la recente evoluzione, bisogna tornare indietro fino al 2011, quando il Parlamento assegnò i fondi per la bonifica del SIN. Nel 2017, a seguito di un ricorso della Toto Holding riguardo la gara d'appalto, occorre ricordare che il Ministero dell'Ambiente rivendicò la legittimità dell'iter di assegnazione dei lavori, lavori che furono assegnati nel 2018 a una ditta belga. A gennaio 2019, il ministro Costa venne in Abruzzo, dove definì corbellerie le voci secondo le quali vi era l'intenzione di annullare la gara già aggiudicata un anno prima. Ma nel 2020 è valso tutto il contrario di tutto. Prima il Ministero dell'Ambiente ha misteriosamente dirottato i fondi per la bonifica verso il Ministero dell'Economia, per poi farli tornare lì dove erano destinati, al sito di interesse nazionale. Poi l'annullamento della gara, con quegli stessi argomenti avanzati dal gruppo Toto che erano stati smontati nel 2017. La gara sanciva come e chi doveva effettuare la bonifica, già pronta a partire, che poi sarebbe dovuta essere risarcita da Edison, che secondo la provincia di Pescara, il TAR e il Consiglio di Stato è responsabile dell'inquinamento. Non sono state provate ragioni di impedimento a recuperare quanto si andrà a spendere, scrivono oggi i giudici, e l'annullamento ha di certo fatto guadagnare tempo a Edison, che mentre attende l'esito del ricorso in Cassazione riguardo le responsabilità, avrebbe dovuto presentare un nuovo progetto di bonifica che sarebbe potuto essere approvato a settembre 2021. Intanto però le tonnellate di rifiuti tossici continuano a inquinare la Val Pescara. Ma ora che l'annullamento della gara è stato dichiarato illegittimo, forse i lavori potranno partire prima, mentre lo Stato italiano è stato condannato al pagamento di 15.000 euro di spese processuali. Esultano il WWF e il Forum dell'Acqua. Su Bussi il ministro dell'Ambiente Costa dovrebbe chiedere scusa agli abruzzesi. Le bonifiche sono ferme da anni, da decenni, anzi. Questo non è più possibile, anche la Procura di Pescara a nostro avviso deve battere un colpo per perseguire le responsabilità che sono a nostro avviso evidenti. Soddisfazione per la sentenza anche da parte di Fratelli d'Italia, del presidente del Consiglio regionale Sospiri e di Rifondazione Comunista. Tutti ora puntano il dito contro la 5 Stelle Sara Marcozzi, che aveva strenuamente difeso l'operato del ministro Costa. E ora il consueto bollettino sull'andamento dell'emergenza Covid. Possiamo dire che i contagi sono in calo, infatti dai test processati nelle ultime 24 ore solamente il 9% è risultato positivo. Ascoltiamo allora i numeri del bollettino con il commento del professor Vecchiette della Santissima Annunziata di Chieti. Sono 395 nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo, circa il 9% dei 4.400 test processati. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 95 anni. 142 sono della provincia dell'Aquila, 83 della provincia di Chieti, 69 del Pescarese e 103 del Teramano. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 13 nuovi casi e sale a 940. Di età compresa tra 59 e 92 anni, 10 in provincia dell'Aquila, 1 in provincia di Chieti, uno in provincia di Pescara e uno residente fuori regione. Nel dato odierno sono compresi due casi risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL.
Gli attualmente positivi in Abruzzo, calcolati sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti, sono 17.828, meno 156 rispetto a ieri. 698 pazienti, meno 5 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 76 più 2 rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 17.054, meno 153 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale alla sanità. Ma a me sembra che a livello nazionale ci sia un miglioramento dei dati ed è un miglioramento che mi pare di poter dire anche qui da noi in Abruzzo. Purtroppo forse non in tutte le province, un po' a macchia di leopardo, però in linea di massima mi sembra che stiamo notando, probabilmente anche in virtù di queste restrizioni date nei giorni precedenti, un miglioramento. Sono dell'idea che le manovre di contenimento che sono così impattanti sulla qualità della vita di molte persone poi hanno un riverbero assolutamente positivo, che le tutelano dal contagio con questo virus che si trasmette attraverso il passaggio da persona a persona. Io mi auguro che, vista l'esperienza così devastante avuta quest'estate, ognuno di noi, cioè le persone, vadano oltre il dispositivo del governo. Ci vuole un atteggiamento di grande prudenza che tutela noi e chi è vicino a noi. A Teramo, la prima farmacia ad eseguire i test sierologici rapidi già dal 1° dicembre, la data cioè di inizio dello screening, è stata quella di Piano della Lenta. In 2 giorni sono stati eseguiti oltre 80 esami e tante sono ancora le prenotazioni. La legge impone alle farmacie di predisporre un doppio ingresso per gli utenti e non tutti hanno i locali adeguati. Bisognerà quindi organizzarsi. Scopriamo di più nel servizio di Tania Bonici Castelli. Da 2 giorni è partito in Abruzzo lo screening di massa con l'esecuzione di test rapidi sierologici nelle farmacie. A Teramo pochissime quelle già operative. La difficoltà è nella logistica dei locali. Per legge bisogna avere a disposizione un doppio ingresso per la popolazione che si sottopone al test. La farmacia teramana, che sin dal 1° giorno ha effettuato i sierologici in città, è quella della dottoressa Daniela Donofrio a Piano della Lenta. Quasi 100 gli esami già eseguiti e tantissime le prenotazioni. Ci siamo organizzati organizzando appunto una struttura a parte con un'entrata a parte, questo per evitare eventuali contagi con gli altri utenti. Abbiamo quindi fatto un servizio di prenotazioni in modo tale che ogni utente ha un servizio ogni 10 minuti, questo sempre per evitare il sovrapporsi della clientela e ci è sembrato un servizio importante da fare per la nostra popolazione e ci permette di fare uno screening iniziale molto importante. Quanti test avete fatto fino adesso? Allora, nella prima giornata ne abbiamo fatti più di 50 e appunto abbiamo una forte prenotazione, una forte richiesta di questo servizio. Il test rapido è praticamente indolore. Dopo soli 10 minuti l'utente ha una risposta certificata che il farmacista trasmette all'ASL di appartenenza. Quanto dura fare un test? Il test è semplicissimo, viene effettuato mediante pungidito, un esame simile a quello della glicemia per capirci. Viene raccolta una piccola gocciolina di sangue e nel giro di 10 minuti si ha l'esito del sierologico. Viene immediatamente consegnato il referto al paziente con allegato una piccola leggenda mediante la quale il paziente può capire qual è la sua situazione, perché c'è molta confusione anche sull'argomento, quindi noi per lasciare sempre il cliente con le idee chiare alleghiamo al referto una piccola leggenda per farlo sentire al 100% sicuro della sua situazione. Cosa accertate con questo test? Con questo test noi andiamo a rilevare la presenza di anticorpi, cioè noi riusciamo a dire se questa persona è entrata in contatto o meno con il virus. Qualora l'esito dovesse essere negativo, il paziente ha 3 scenari possibili, quindi o non è entrato a contatto con il virus, o questo contatto è stato troppo recente e quindi il suo corpo non è ancora riuscito a produrre gli anticorpi, oppure il livello di anticorpi da lui prodotti sono talmente bassi che il test non li rileva.
rileva. In questo caso il paziente può andare a casa e continuare la sua vita di prima. Qualora invece dovesse essere positivo o alle IgM o alle IgG, deve comunque avvertire il suo medico di famiglia e deve effettuare un tampone per avere proprio una certezza assoluta della sua situazione. Cambiamo argomento, un maxi finanziamento per l'edilizia scolastica della provincia di Pescara arriva dal Ministero della Pubblica Istruzione. I 5 milioni e mezzo di euro serviranno per interventi di manutenzione straordinaria degli istituti superiori. Il servizio ammonta a 5.604.000 euro il maxi finanziamento erogato dal Ministero della Pubblica Istruzione per l'edilizia scolastica, che permetterà alla provincia di Pescara di eseguire lavori di manutenzione straordinaria su decine di istituti scolastici dove saranno effettuate opere che non sono state coperte dai fondi del Masterplan. Gli interventi riguarderanno lavori di manutenzione straordinaria degli istituti scolastici del Comune di Penne, ossia il Luca da Penne, il Mario De Fiori e il Marconi, per 1 milione di euro, con la manutenzione straordinaria area di edilizia e degli impianti e interventi su elementi non strutturali dei solai per le criticità segnalate a seguito di indagini diagnostiche. 2 milioni e mezzo di euro sono destinati agli interventi di straordinaria manutenzione del liceo scientifico Da Vinci di Pescara e dell'istituto Cupari di Alanno, dove è prevista la riqualificazione edilizia straordinaria e il rifacimento degli impianti. Quasi 1 milione e 200 mila euro saranno invece spalmati sul liceo classico D'Annunzio, il liceo scientifico Galilei, il liceo artistico Corea Autico Misticoni Belisario, l'Istituto Tecnico per Ragioniere e Geometri Acerbo e l'Istituto Alberghiero Ipsar De Cecco di Pescara e lo Spaventa di Città Sant'Angelo, sempre per la manutenzione straordinaria di edilizia e impianti. Ancora 1 milione di euro andranno agli istituti Aterno Mantonè, sede storica, e all'Ipsar De Cecco di Pescara per consentire interventi su elementi non strutturali dei solai per criticità emerse in seguito alle relative indagini. La delibera è stata approvata nei giorni scorsi dall'intero Consiglio Provinciale. Inaspettato, comunque importante. Importante perché? Perché sono fondi al di fuori, fondi strutturali che servono per ampliare o adeguare sismicamente le scuole. Questi sono fondi che comunque ci facciamo quei piccoli lavori di manutenzione straordinaria in cui le scuole servono, le palestre soprattutto, i laboratori, che abbiamo dei laboratori o delle palestre dove ci sono infiltrazioni di acqua, e con questi fondi possiamo intervenire. Devo ringraziare pubblicamente tutti i dirigenti scolastici perché hanno fatto un lavoro egregio. E anche gli insegnanti. Una mia valutazione personale, ritengo che il luogo più sicuro è proprio la scuola per i ragazzi, e questo è molto molto importante. E la presenza a scuola dipende dal comitato tecnico scientifico e dipende dalla curva epidemiologica, ma spero che a breve si possa tornare in presenza, perché è vitale ed importante per i ragazzi relazionarsi direttamente a scuola. La Filcam CGIL di Teramo annuncia per il 15 dicembre lo sciopero delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio mensa nei 4 presidi ospedalieri teramani. Il sindacato denuncia il mancato pagamento degli stipendi da parte dell'azienda, che ha l'appalto della ristorazione dei nosocomi dell'ASL di Teramo. Una vicenda drammatica già denunciata da tempo. Sono quasi tutte donne, sono loro ad assicurare i pasti caldi nei 4 ospedali teramani anche durante il Covid-19. Eppure non vengono retribuite dal mese di settembre dall'azienda PAP di Teramo, dalla quale dipendono. È la denuncia grave che lancia la Filcams CGIL di Teramo e che, a causa di tutto ciò, annuncia uno sciopero del servizio mensa nei nosocomi dell'ASL di Teramo il 15 dicembre prossimo. Il sindacato ricorda che già il 27 marzo 2020, in piena pandemia, queste lavoratrici e lavoratori hanno dovuto mettere in scena un flash mob con cartelli di protesta su tutti e 4 i presidi ospedalieri di Teramo per lamentare ancora il ritardo degli stipendi. Ad oggi nulla è cambiato. L'incertezza di ricevere una retribuzione crea in loro incertezza nei pagamenti di mutui, finanziamenti, spese per le scuole dei propri figli, bollette, spese correnti. Alcune lavoratrici sono state costrette, e lo sono tuttora, a rivolgersi alla Caritas perché non riescono a mettere niente in tavola. Eppure, continua la Filcams CGIL, siamo in provincia di Teramo. Si tratta di un appalto pubblico, ma ancora oggi non si trova una soluzione.
Come organizzazione sindacale chiediamo alla ASL il pagamento diretto degli stipendi e nonostante avessimo descritto perfettamente le condizioni in cui versano le lavoratrici e i lavoratori, l'azienda PAP non ha fornito nessuna rassicurazione sul pagamento immediato dello stipendio. Per queste ragioni, conclude il sindacato, il 15 dicembre ci sarà lo sciopero su tutti e quattro i presidi ospedalieri teramani, con conseguente disservizio, vista anche l'attuale situazione emergenziale. Veniamo ora alla pagina della cultura. Dopo il successo di Suor Angelica e Livietta e Tracollo, torna la lirica del Marucino su TV6 questa sera alle 20:15. L'appuntamento è con un grande classico, il Barbiere di Siviglia di Rossini. Prosegue così l'esperimento della direzione del Teatro Marucino, che intende attraverso la televisione continuare, sebbene a distanza, il suo rapporto con il pubblico e gli appassionati della lirica in generale. Vediamo. È stata un'iniziativa, diciamo, condizionata dalla decretazione d'urgenza, però come sempre nei momenti di difficoltà si trova qualcosa in più da fare e il bello di questa situazione è stato trovare il privato, cioè le emittenti private che fanno un servizio pubblico a fianco al teatro. Credo che sia uno degli esperimenti più riusciti della pandemia, che la pandemia ci ha prospettato, e il fatto di aver portato un momento di sollievo al pubblico è stato un dato importante. Però mi consente di dire che il dato più importante che abbiamo raggiunto con questa operazione è quella di aver fatto lavorare le maestranze del teatro, gli operatori della cultura. E quando parlo di operatori della cultura non mi riferisco soltanto ovviamente ai cantanti, ai musicisti, ai registi che naturalmente devono lavorare, ma tutto un indotto di lavoratori che hanno potuto così guadagnare il giusto loro compenso, che altrimenti non avrebbero potuto portare a casa. Cosa succederà nel 2021 è veramente complesso dirlo. Abbiamo una grande speranza, abbiamo speranza che tutto lo sforzo che la comunità scientifica sta mettendo in campo per risolvere i problemi derivanti dalla pandemia porti frutto. Il teatro comunque non si è fermato, e anche, abbiamo appena detto, grazie anche all'intervento della televisione, e non si fermerà. L'unica questione da quale dobbiamo prendere atto è che adesso il teatro chiuderà per 4-5 mesi, perché sono in programmazione, erano già programmati, e quindi diciamo che la sofferenza è minore. Erano programmati lavori per la risistemazione della platea, il cambio delle sedie di platea e il palco, e la realizzazione di un ascensore nel vano scale dell'ingresso degli artisti per consentire anche ai diversamente abili un accesso più favorevole al teatro, che sono lavori programmati e finanziati dal Ministero dei Beni Culturali sotto la conduzione della Sovrintendenza ai Beni Culturali, e anche questa è l'occasione per ringraziare la dottoressa Mencarelli che ha sostenuto questo progetto e che porteremo a termine entro maggio del 2021. Ed eccoci allo sport. Domani alle 21 si apre la 10ª giornata di Serie B con l'anticipo tra Ascoli e Pescara, due squadre in grande difficoltà che si presenteranno all'appuntamento coi nuovi allenatori in panchina. Per Roberto Breda c'è il debutto su quella del Pescara. Sul fronte opposto invece ritroverà Delio Rossi. Entrambi gli allenatori non si sbilanciano sul modulo scelto. Vediamo il punto nel servizio di Andrea Costantini. Il primo step della gestione di Roberto Breda è togliere il Pescara dall'ultimo posto in classifica e iniziare la risalita, dovendo fare i conti con una identità di gioco ancora assente e una condizione psicofisica molto fragile. Il match di domani sera al Del Duca servirà a capire se i primi giorni di lavoro del neotecnico hanno dato subito una sferzata a giocatori e ambiente o se il lavoro necessita di molto più tempo. Certo, dall'altra parte sponda Ascoli, il Delfino non avrà di fronte una squadra che sta molto meglio, anzi anche il Picchio ha cambiato allenatore affidandosi a una persona di provata esperienza e competenza come Delio Rossi. Con Bertotto in panchina il bilancio è stato di una vittoria, due pareggi e 5 sconfitte. La classifica dice che il Pescara ha un punto in meno e una partita in più. L'Ascoli martedì prossimo recupererà la gara di Pisa. La curiosità su entrambi i fronti è capire come giocheranno le due squadre. Lo stesso Breda in carriera ha utilizzato più moduli e l'allenatore in conferenza non ha voluto fugare i dubbi, riservandosi questo piccolo vantaggio. Il 3-5-2 sembra quello più indicato per non
non stravolgere troppo l'assetto della squadra rispetto alle ultime apparizioni dell'era Oddo. Davanti a Fiorillo è ipotizzabile il trio di difesa composto da Balzano, Bocchetti e Scognamiglio. I due quinti saranno Bellanova a destra e Jarosinski a sinistra. Mirko Valdifiori tornerà a dirigere il centrocampo e ad avere una rinnovata centralità nel progetto tecnico. Le mezze ali saranno Busellato e Maestro. Quest'ultimo tornerà a giocare più basso, non più da trequartista ma con licenza di inserimento per sfruttare la capacità di vedere la porta. In attacco con Galano ci sarà probabilmente Bocic, in quanto Seter non ha i 90 minuti e potrebbe partire dalla panchina. Fuori causa Masciangelo e Asensio, oltre a Drudi e Del Favero. Sulla sponda bianconera, Degli Orossi rinuncerà al prediletto 4-3-3 per affidarsi al 4-4-1-1 e dovrà fare i conti con le defezioni dello squalificato Brosco, un ex, e di Kragel, messo KO da un risentimento alla schiera. Così davanti alle ali agiranno Pucino, un altro ex, Corbo, Avlonitis e Spendhofer, interni Šarić e Cavion, esterni Gerbo e Chirico, Sabiri a ridosso della punta Bajić. Gara speciale per Degli Orossi, ex del match e con un legame forte con il suo ex giocatore e allievo Roberto Breda. Nel momento stesso che ce l'hai come sotto le tue dipendenze, la loro carriera dipende da te e la tua carriera dipende da loro, quindi non sei alla pari, cioè nel senso che per forza di cose ce ne sono le gerarchie, cioè sono io che comando e lui esegue sotto questo punto di vista. L'amicizia si instaura quando invece c'è un rapporto di parità. Chiaramente nel momento stesso che non è più mio un giocatore, ho potuto apprezzare anche la persona, e devo dire che Roberto era un giocatore intelligente, adesso sicuramente sarà un allenatore intelligente. Per di più sono rimasto legato a tutte le squadre che ho allenato e quindi sono rimasto legato anche al Pescara. Sicuramente è una partita delicata, due squadre penso che non pensavano di trovarsi in questo momento in questa situazione di classifica, però da lì a dire che basta cambiare l'allenatore per invertire una tendenza mi sembra esagerato. Non vorrei che fosse questo discorso, cioè questo discorso dalla partita della vita, la partita da dentro fuori o si vince o si muore. Secondo me sono tutte le partite della vita, secondo me anche l'allenamento di oggi è l'allenamento della vita. La trasferta del Duca è anche storicamente ostica e avara di soddisfazioni, anche se proprio la scorsa stagione il Pescara guidato da Zauri è stato in grado di espugnare Ascoli 0-2 con le reti nel finale di Galano e Busellato su rigore. Prima di allora un solo blitz al del Duca, peraltro in Serie A 0-1 con guizzo di Berlinghieri. Prima di allora 12 le vittorie casalinghe del Picchio e appena 3 pareggi. L'arbitro dell'incontro sarà il Luzzi di Molfetta, con cui il Pescara ha 5 direzioni. Pescara Novara 1-0 del 2017 e Cosenza Pescara 1-2 dello scorso campionato. Un pareggio, Pescara Cosenza 1-1 nel marzo 2019. Due sconfitte, Pescara Cittadella 1-2 dello scorso febbraio e Pescara Parma 1-4. Ben 11 le direzioni con l'Ascoli, che ha conseguito 4 vittorie, un pareggio e 6 sconfitte. E nella conferenza pre-gara Breda ha parlato anche dei primi giorni di lavoro, pur non sbottonandosi troppo, conferma di voler vedere una squadra, dalla squadra un calcio più verticale. Quello di Ascoli sarà un banco di prova sul quale impostare anche il lavoro delle prossime settimane. L'atteggiamento mi è piaciuto un sacco, perché ho visto una buona voglia di mettersi a disposizione e di andare oltre le difficoltà. Poi all'inizio forse anche normale col cambio del tecnico, però al di là del fatto che sia normale mi è piaciuto come hanno accolto il mio lavoro e credo che il materiale umano a disposizione sia buono. E cerco sempre quando arrivo di pulire un po' le menti, perché se vengo chiamato vuol dire che la squadra non sta vivendo un momento emotivo importante, e di farli concentrare su cose concrete di campo. Che squadra ha trovato dal punto di vista del morale? Lei poco fa parlava di dover un po' ripulire la mente dei giocatori, ma soprattutto sotto l'aspetto fisico. La vera analisi la fai durante la partita, la prima partita che hai, perché a volte puoi non correre per magari per un discorso di condizione, a volte puoi anche non correre per un discorso di quello che gli chiedi in campo. E quindi bisogna vedere con l'idea che ho in testa di calcio
come loro stanno e come loro la interpretano. Domani è il vero banco di prova, perché a dire di tutto quanto la settimana si è svolta bene, però quello che conta nel nostro mestiere è la partita di campionato, e quindi domani avremo tutte le varie considerazioni da fare. A me piace una squadra che abbia intensità, che abbia una capacità fisica da andare sempre. Ma con questo non sto criticando, non sto dicendo che prima non lo facevano. Appunto, a me piace partire da adesso. Per me è il momento zero adesso. Prima serve a me per degli spunti, ma non certo per usarlo per dire bisognava fare così o è stato fatto male questo. Io non, questo non mi permetterò mai. Allora, come idea, sì, è vero che a me, rispetto a mister Odo, a Massimo, mi piace più andare in verticale, questo sì. Al di là che poi non è che voglio andare direttamente con un passaggio e basta, ma voglio arrivarci con... mi piace andare avanti il più velocemente possibile. Anche sulle palline attive, sì, abbiamo provato delle soluzioni diverse a quelle fatte prima. Serie C, il centrocampista del Teramo, Francesco Bombaggi, fotografa la situazione in casa biancorossa dopo il pareggio di Francavilla Fontana in vista del match interno contro la Vibonese di domenica pomeriggio, soprattutto sulla gestione delle partite che hanno visto recentemente il Diavolo affrontare formazioni che sono partite subito forte. Il servizio. Non credo che sia un discorso che ci stia mancando qualcosa. È un discorso di processo di crescita. Delle volte siamo partiti noi a razzo i primi minuti, delle volte troviamo delle squadre che stanno bene in un momento fisico in cui stanno bene e riescono a partire loro forte. Magari ci è mancata qualcosa dal punto di vista di gestione di quella situazione a livello di squadra, di capire che era il momento degli avversari. In quel momento dovevamo viverlo in maniera diversa, magari invece delle volte abbiamo provato a reagire con la nostra arma, che era quella dell'intensità, dell'andare oltre il, diciamo, momento difficile, e non siamo stati capaci di, abbiamo perso un po' le distanze e abbiamo favorito così il gioco degli avversari. È una questione di reagire alla situazione. Ok, l'avversario parte forte, posso reagire provando ad andare più forte di loro, delle volte ci riesci, delle volte no, oppure posso reagire aspettando un attimino, compattandomi e provando a giocare in un'altra maniera. Secondo me va della maturità della squadra, che ancora, diciamo, stiamo continuando il processo di crescita, quindi sono situazioni che devi anche vivere. Ci è successo nelle ultime due partite con la Ternana, che è partita a razzo, e con Francavilla, ci ha trovato due imbucate e ci hanno un pochettino, diciamo, messo alle corde, come quando fa un contro un pugile, diciamo, non è che può stare a picchiare, delle volte deve prendersi, mettere all'angolo e prendere meno colpi, diciamo, di quelli che potresti prendere. Dal punto di vista di squadra è anche vero che abbiamo tante partite dove siamo stati noi a tritare l'avversario, quindi trovarsi anche nelle situazioni dove l'avversario reagisce colpo su colpo ti porta a migliorare su altri aspetti, quindi questo intendo sostanzialmente. Si può migliorare su rispondere meglio all'urto dell'avversario, a rimanere ancora più compatti del normale, senza snaturarci, senza perdere le nostre caratteristiche che ci hanno portato fino a qua, che è già un buon punto. Alla fine un po' tutte le squadre vorrebbero fare quello che abbiamo fatto noi nelle prime partite, penso che sia una cosa bella da vedere da fuori, quindi già se pensano di voler giocare come noi vuol dire che noi abbiamo fatto bene. Non c'è stato questo timore, diciamo. Come ho detto, siamo stati bravi secondo me a gestire il momento dopo. Abbiamo sbagliato quel quarto d'ora iniziale, però poi la squadra penso sia venuta fuori bene, anche già nella seconda parte del primo tempo avevamo costruito qualcosa di interessante. Non è un campo facile, secondo me tante squadre lasceranno i punti a Francavilla se li trovano in questo stato di forma, soprattutto senza assenza e senza nessuno. Il campo era molto piccolo, molto veloce, quindi un pochettino, diciamo, che limita anche, tende a fare più confusione su un campo del genere. Francavilla, credetemi che le immagini non rendono giustizia, perché sembra che esce di un po' dal campo. Se guardate la mia espressione, io faccio il passo per andare a esultare, perché la palla con un po' di vento si è spostata, perché è stata clamorosa da vista frontalmente. Non l'ho imprecato, non impreco per le cose brutte, quando mi capitano cose brutte, in verità. Sono un po', si dispera per altre cose, sono abituato così, quindi... diciamo che più per la punizione da Francavilla che per il momento negativo. Termina qui il TG6, il prossimo aggiornamento alle ore 23. Tutti quanti i servizi che avete visto sono su YouTube e su www.tv6.it. Ancora una volta vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle 20:15 su TV6, ci sarà il Barbiere di Siviglia. Grazie e una buona serata.